disco. C'è gente che ha avuto mille cose, tutto il bene e tutto il male del mondo. Il bene e il male, no? Vai piano, vai. Io ho avuto solo ho avuto solo tette nella vita. Non ti lascerò, non ti lascerò, non ti scorderò, non ti scorderò per cercare nuove avventure. C'è gente che ama mille cose e si perde dentro il male del mondo. Io, io amo solo te. Io non ti lascerò e ti regalerò quel che resta della mia gioventù. Mazza che bravi! Mi sento buono, adesso mi sento buono. Grazie. Ecco, quando sei grazie. Ma chi è più buono di me? Allora, dai, che succede? Abbiamo ripreso. Io le donne non le capisco. Salotto dell'amicizia e del buon umore. Buongiorno, buongiorno sempre da Sonia D'Agostino, buongiorno. Alberto Lorenti, Loredana Petrone, Marina La Rosa, Luciano Lembo. Dai, Champions League. Adesso riprende il collegamento con Maria Consiglio Visco Marilia del Monte. Un bicchiere d'acqua, please. Eccola, forse ci siamo. Possiamo dire Maria? Si offende se la chiamiamo solo Maria? Proprio per, se, perché ci abbiamo un'ora e mezza. È il consiglio. Ah, già hai ragione. Maria Consiglio. Almeno Maria Consiglio. Dai, sì. Nel frattempo ce la siamo persa. Mi ha fatto, fatto sorridere Sonia quando lei ha detto porciate, andiamo con i consigli degli acquisti. Pubblicità! Porciata! Allora, volevo dire una cosa. Marina, la novità, no, della, di questa nostra trasmissione. Marina avrà una rubrica, Marina La Rosa, che è Amore e dintorni. Lei si chiama Marina Rosa, ci parla d'amore, ci parla d'amore. Lei si chiama Marina La Rosa, ci parla d'amore sopra ogni cosa. Capite a me? Dici un po'. E praticamente noi adesso, segnatevelo, lasciamo l'indirizzo mail in modo tale che chi ha problemi... Stavo dicendo l'indirizzo di Marina. Ho guardato un attimo. Io voglio l'indirizzo di Marina, la casilina. Sì, l'indirizzo mail. Quindi l'indirizzo mail che è info@iolesdonnenonlecapisco.it. Quindi info@iolesdonnenonlecapisco per scrivere nella rubrica Amore e dintorni e spiegate un po', chiedete suggerimenti, vero? Che tra l'altro molti di voi ecco, non sanno che Marina è laureata in psicologia, quindi è psicologa pure lei. Esatto. Però è psicologa dell'amore? Ecco, vogliamo no, dire? No. No. Amore e dintorni potrebbe fare un po' in qualche modo pensare a tutto un aspetto romantico della vita e la bellezza della... Insomma, no, niente di tutto ciò, perché affronteremo questo tema in maniera giusta, oggettiva, analitica. Che cos'è l'amore in fondo? No ragazzi, tu parli con questa musica sotto. Ah mamma, so più se chiagnimmo tutto quanto. Chiagnimmo tutto. Tu parlavi soave sta cosa. Ci hai portato sull'Evere e poi hai detto pensate che io parli di sentimenti. Ciao, no, io. Mamma mia, cre. Amore mio. Però non posso cantare purtroppo. Ho sciolto tutti i capelli giù. Te sono cascati. Non ti illudere, non ti illudere. Allora, sì. Io ho preso dal web. Sì. Questo è così inizio un attimo a rispondere, no? Sì. E c'è Maria Consiglio, è anche collegata. E se la facciamo vedere che sta lì da casa. Eccola. Pure lei. Allora Marina,
Ho visto la moglie di un mio amico in compagnia di un uomo mentre si baciavano. Secondo voi cosa dovevo fare? Vai Marina. Aspetta, ho visto, scusami. La moglie di un mio amico in compagnia di un uomo mentre si baciavano. Con lei che bacia lui, che bacia lei, che da fatti fatti tuoi. Tu diresti fatti fatti no, tuoi. No, dipende dall'amicizia. Secondo me, tu che dici? Professore, che stai devo... Attento. Mamma mia, me boccia. Questa me boccia. No, allora, io direi che è giusto farsi i fatti propri fino a un certo punto. Perché se tu sai di questa relazione, non puoi far finta di niente con il tuo amico. Quindi, onestamente, io affronterei prima lei e direi di che si tratta. Che cos'era? Era un bacio così fugace in mezzo alla strada? Era una relazione extra sentimentale? C'è qualcosa di importante che nella tua storia con il mio amico non va più? Dopodiché gli dai una settimana di tempo. E poi le meni. No, dai una settimana di tempo per dirglielo al suo compagno attuale, nonché tuo amico. E perché se non la conosci, lei ha visto, l'ho vista con una. Come non la conosci? Tu conosci l'amico, ma se questo si sta baciando con una per strada, come che fai non sai a dire? Chi è. Non sai chi è? Che fai? No, tu conosci l'amico che amico. Lui conosce il suo amico. Sì? Lui ha il suo amico. La moglie del suo amico si sta baciando con Giovannino in mezzo sì, alla strada. Sì. Quindi lui conosce la moglie. Ah, già, giusto. Giusto, quindi scusa, deve semplicemente andare alla moglie e dire: guarda, risolvi questa cosa, parlane con il mio amico, nonché tuo marito. Perché altrimenti lo faccio io. Perché alla fine, secondo me, la verità in una coppia è questa, la vera autentica conquista. Hai capito? Hai capito? Sei Heidi. Non mi dire niente, stammi ad ascoltare. La donna del mio amico, ragazzi. Sono troppe notti che ci dormo male. Questo chi era, Riccardo Paul? Tu mi piaci forte, tu mi prendi dentro. E non c'è bisogno che ti dica quanto sei la donna del mio amico e a qualunque costo. Non possiamo fargli questo, non sarebbe giusto. Dirti sì sarebbe facile, ma io no, non posso farcela. Cattiamo a meno tutti. Che se io fossi te trascinerei qui su questo letto. Non ci penserai neanche per un po', ti farei di tutto. Maria, allontanati. Facchinetti, grande. La donna del mio amico. No. Marina, mi sei piaciuta perché hai dato... Faccio sì, questo effetto. Una bella lettura. No, no, bella no, lettura. Lo sai perché è una bella lettura. Perché vince il buon sentimento. Cioè, se lo fanno a te, ti piace che un tuo amico ti possa mettere la verità davanti, come dici te, una settimana ti do di tempo, riprendi il rapporto, sennò io soffro per il mio amico. Cioè, c'ha ragione, sa... parlare con l'amico, non con la moglie dell'amico, perché succede un caso, guarda che tuo marito ti tradisce, è terribile, meglio parlare con lui, giustissimo. Allora, Maria Consiglio? Eccomi. Senti una cosa, che ti chiedeva Luciano Lembo, ma ti possiamo chiamare Marina? Perché Maria. Dice che Maria, Maria. Perché Marina. È troppo Maria. Perché mi troppo porta proprio male, Maria proprio l'odio. Ah, va bene. Potete chiamare Cocò. Conzi. Ah, Cocò. Cocò. È bellissimo. Ma tu sei scicchi, niente, lei ci insegna la vita, ragazzi. No, l'avevo no, detto. Maria Consiglio è il nome della nonna. Io comunque non ho soprannomi perché anche la nonna la dovevamo chiamare nonna Maria Consiglio, un inferno. Ah, però Maria. Posso dire la mia sul fatto dell'amica, eccetera. Posso dire anche ma io. Ma devi, cioè, devi. Prima di tutto, una che si bacia in mezzo alla strada, non credo che voglia proprio nascondere le cose. Secondo me, uno si deve fare i fatti propri, soprattutto in una coppia, fra moglie e marito, non mettere il dito. Io non interferirei. Al massimo, trovando in un momento di grande intimità con questa amica, le direi: hai perso la testa, cioè che pensi di fare? Però onestamente, una che si bacia in mezzo alla strada, non è che si no, vabbè, in mezzo alla strada, capisci? L'abbiamo aggiunto noi, Maria Consiglio. Okay. Qua c'è scritto: visto la moglie di un mio amico dentro un portone, dentro il portone, dentro portone. In macchina, insomma, perché, non lo sappiamo. Perché si chiude una porta, si apre un portone. Io, esatto, grazie a Dio. Io non riuscirei a continuare a frequentare
Ecco, questo mi verrebbe la casa, più complicato. Perché mi sentirei veramente una complice. Serva. Tu guardi in faccia imbarazzo. Tuo amico sapendo che comunque la moglie l'hai vista magari il giorno prima baciarsi con un altro. Le relazioni, sia che siano amicali, sia che siano relazionali, mi piace quando poi ti metti in questa posizione in ascolto, bravo. E sono, diciamo, vere, sono autentiche, sono importanti. Però se c'è della verità. Altrimenti ci raccontiamo delle cazzate, parliamo del tempo. Le corna sono sopravvalutate. Cioè, secondo me le corna fatte bene fanno anche bene alla coppia. Basta questa cosa delle corna. Ma quanti anni dobbiamo campare? Uno si vuole fare un bacio, si vuole fare una cosa. L'importante è il rispetto, cioè questa è la cosa importante. Non portare a casa, guarda, l'amante. Io non me la sento di contraddirti, guarda. Io sono le d'accordo corna con fanno te. Bene, no, non sono a favore delle corna. Però ma non sicuramente le corna sono continue. Un po'... Ed io tra di voi, se non parlo mai, ma ho pieno di pianto gli occhi. Comunque, Sonia, se mi permetti, io sono d'accordo con quello che dice Maria Consiglio. Cioè, nel senso che la coppia ha delle dinamiche interne e personalissime che noi ovviamente non conosciamo. Facciamo finta che sia una coppia aperta. Quindi quel bacio letto ha una sua funzionalità, cioè nel senso che, voglio dire, entrare nello specifico significa invadere uno spazio che non è di propria appartenenza. Perché? Perché ogni coppia ha le sue regole e, come diceva Maria Consiglio, condivido anche la questione che a volte una scivolata, no? Che può accadere soprattutto nelle coppie di lungo corso, potrebbe addirittura far fare delle riflessioni, esattamente, far fare delle riflessioni su quello che poi di fatto uno perde nel, perché voglio dire, accade da un punto di vista sessuologico e voglio dire una miccia, e può essere, non è un caso ad esempio che quando viene una coppia si prescrivono delle fantasie sessuali. Io sto pensando una cosa, ma in questo momento ci stanno ascoltando anche coppie che sono in macchina, no? Chissà che cosa ognuno dei due sta zitto. Sì, sì, io già mi immagino. Non commenta. Comunque, non commenta. Un mio amico Sonia, la moglie l'ha preso, ha pizzicato in macchina con un'altra, gli ha detto: sto testando lo strumento. Così. Senti, Maria Consiglio, volevo sapere una cosa. Visto che tu fai tutta questa vita mondana, sempre elegante, sempre stragriffata, come dici tu, ma tu ti senti bella? Ti senti brutta? Come ti senti? No, io guarda, quando ero stupenda mi sentivo un cefalo. Ora che sono un cefalo, mi sono liberata da tutti i miei complessi e mi piaccio, ma nel senso... Mi piaccio perché sono molto autironica, capito? Quindi io mi piaccio e trovo i miei difetti, li trovo divertenti. Quindi mi guardo e dico: mamma, quanto sei brutta. Però mi diverte questa cosa. Oppure mi vesto e dico: ma dove, ma chi credi di essere? Un mostro, una pazza, una vecchia con la minico. Cioè, mi diverto sulle mie cose, ma ho perso tutte le mie insicurezze che invece purtroppo, quando ero veramente molto carina, avevo. Ed questo è terribile. Quindi amatevi, piacetevi e guardate i vostri difetti come le vostre opportunità, perché secondo me con la maturità poi alla fine ci sono, vedi, pure Alberto dice giustissimo, brava. Questa brava, perché non ti interessa più di tanto il giudizio degli altri, no? Vuoi stare bene te con te stessa. Tu ti senti bella? Ma io lo sono. È indiscutibile. Ragazzi, no, no, ovviamente non mi sento bella, però come dice Maria Consiglio, arriva un'età, a un certo punto, in cui te ne freghi. Cioè, te ne freghi di quel difetto che c'hai. So, io per esempio non c'ho tette, visto? Non sono... Meglio. Se vuoi possiamo fare un trapianto. Esatto, magari quando ero più giovane era un po' il pensiero, c'era, vabbè, ma le faccio. A un certo vabbè, punto però, dell'età arriva e dici: ma chi se ne frega? È facile parlare col seno del poi, quindi finiamola qui. Però il fascino è una cosa bella, meravigliosa, che prescinde dalla bellezza, no? Ragazzi. Il fascino nessun chirurgo te lo può dare. E tu ne hai da vendere, cara Madonna, mia. Madonna, che bravo, che meraviglia. Voglio venire che tutti ruffiano. I giorni tu non sai che è il fascino, tu.
Tu sei proprio un ruffiano. Non sai cos'è il fascio. È proprio così, non c'è niente da fare. Se cos'è la quanto... classe, la classe. Ci sono la due o tre pianisti di piano bar, amici miei, ad esempio, che sono pazzi di Marina. Fatto, ah, dici com'è dal vivo. Tutti pazzi per Mary. Dici com'è dal vivo, che si aspettano, capito? Grandi... Comunque, ma ha fatto ride Cocò. Adesso dico Cocò, se arriviamo Cocò, al dunque. Cocò è bello. Quanto mi ha detto, quando ero giovane, pensa, ero bella e mi sentivo un cefalo. Sempre su cefalo, sempre su... sempre sul libro se vado, sempre, sempre. Grande Cocò, grande Cocò, grande Cocò, grande Cocò, grande Cocò. Scusami Alberto, ma tu ti senti bello perché pure tu sei, cioè le serate romane in Italia, canti, fai, io dici, non capri. Alberto piace sì. Alle donne, eh? Alberto, tutte le donne si buttano sul pianoforte, sulla pianola. Te credo, sono ubriaco, te credo. Infatti io ho messo un materasso sul pianoforte. Grazie Cocò, lo so, grazie, sei un tesoro. E io mi ricordo le serate sarde, lui proprio, le donne... erano tutte pazze. Ma tra queste donne c'eri anche tu, Maria Consiglio? Purtroppo guarda, no, purtroppo io... no. No, purtroppo no, perché siamo diventati subito amici, siamo stati subito molto simpatici. Ma comunque e... scusate, una c'è scena stato stupenda. Un bacio? Raccontateci questa scena, no. Scusa, tu che eri testimone, tu vedevi tutte le donne che si lanciavano sul pianoforte. Moltissime donne, chiaramente, andavano là, facevano finta che volevano cantare, tutte stonatissime. E invece volevano un altro microfono in realtà. Bravo. Bella Cocò, sei un amore, grazie. Ma Alberto, guarda che questa tua vita così. Beh, Alberto è affascinoso, poi tutti quelli che cantano e suonano, no? No, ma poi scusatemi, tutto questo sempre prima di conoscere la sua attuale compagna, chiariamo. Esatto, ah, certo. Cose che avvenivano. Che chiude, scusa, lo vedrà la libreria. Sì, gli sposta la libreria. Se no gli sposta la libreria. Allora, Cocò, hai detto una cosa molto bella, quelli che cantano. Allora, mi è capitato un locale di Roma, vabbè, insomma, al centro, mentre cantavo questa ragazza, mi diceva, io ti guardo ogni volta che canti, mi è venuta una fantasia così, e però voleva che io cantassi anche nel dunque. Quindi immaginate, mentre stai lì, cantami, cantami, ieri ero impegnato, insomma, lei dice, no, canta. E gli piaceva tanto quella, tu sei una cosa grande, immaginate io, stavo amoreggiando, tu sei una cosa grande per me, così, mentre amoreggiavo così. E lei dice, quando tu canti, mi piaci, mattizzi. Ma facciamo questa cosa, tu sei una cosa grande. Io non voglio fare niente. No, ci abbiamo esatto, le donne. Esatto, la facciamo le mani, questa cosa, sembrava... Io le mani non le sono conosco. Sul pianoforte, le metto. La facciamo tranquilla, uomo. Tranquilla. Sicuro? Ok, vai. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda a me, io mi innamoro così guardando a te. Vorrei sapere una volta da te, perché quando ti guarda così, si pure tu senti morì, non mi dice e non mi fai capire, ma perché e fila una volta sola, se pure tu stai tremando, e dilla che mi vuoi bene con mia voglia bene. Sì, così, sì. Tu vuoi una cosa grande da me? Ma questa non fascia protetta, oh. Ragazzi, fate... Cocò, c'hai lanciato proprio un cefalo così sul... Mannaggia. Che canta mentre facciamo l'amore mi fa ridere. Però c'è anche dolcezza. Ti basta comunque fantasia, dai. No, questo è l'appendice al tuo libro. L'appendicite, questo è l'appendicite. Ma che caffonata. Uno che mentre fa l'amore con me fa tu sì una cosa. Ma infatti, questo è un caffone, io lo voglio nel letto. Quando me l'ha detto questa ragazza, gli ho risposto a modi di De Sica, ma questo è proprio una cafonata! dai! Mannaggia ragazzi, meno male che scherziamo su queste cose. Ma veramente, ridiamoci. Però torniamo, scusate, no, non abbiamo perso il tema, però no, mi viene detto. In mente, non è detto, non è detto, è bello anche questo improvvisare. Esatto. Mi viene in mente, tu dici, si nasce buoni o cattivi. Immagina il leone e la gazzella buona per eccellenza, il leone se la mangia non perché è cattivo, perché ha bisogno di mangiare. Che ha fame. Che ha fame, quindi forse il fatto di avere necessità di mangiare,
di vestirsi, cioè le necessità. Ma siamo nel 2023, tesoro. Lo so, ma il leone ancora se mangia la gazzella, e noi lo facciamo in un altro modo. Certo. Noi prevarichiamo sull'altro in un altro modo mentale, quindi malato. No? Sì. Sogno, io ho letto su Facebook uno che ha scritto: alle 5 del mattino nella savana non importa se sei leone e gazzella, basta che non mi svegli a me. Alle 5 del mattino, ragazzi, in Africa vedo questa scena, c'è la telecamera, c'era gli anni 80 telecamera, anni 90 telecamera, riprendo la scena stupenda che il leone segue la gazzella, è raro, no? Sono dei documentari. Ti sentivi documentarista? Ma dico, cavolo, metto sta cosa, la faccio vedere a tutti, così il leone corre, la gazzella si salva, il leone fa tutta una cosa, ha sgommata tutta sta polvere, mi viene avvicino e mi fa: cancella il video. Grande leone fanatico, proprio alla cocò, alla cocò, cancella comunque il video. Comunque per me si nasce cattivi, non... Aia, come? Brava, sì. Cioè non si diventa, perché non esiste, una persona ha un DNA buono e lo conserva sempre. Un grande neurochirurgo mi disse: le persone operate, grandi interventi al cuore, alla testa, così, se erano cattive peggiorano, se erano buone migliorano ancora di più. Cioè purtroppo le persone non possono, a meno che, certo, se nasci in una famiglia di delinquenti, in mezzo ai pazzi, drogati, eccetera, è chiaro, sei portato, diciamo, a un certo comportamento, però la cattiveria insita in ognuno di noi, se ce l'hai. Se non ce l'hai, non ce l'hai. Beh, però guarda, non è detto, oggi... Maria, consiglio, guarda, io conosco una persona che viene da una famiglia romana, una famiglia di cui i genitori sono attualmente detenuti per una serie di gravissimi reati, anche di sangue, e lui è uno dei vari figli che invece ha preso la distanza dalla famiglia. Cioè una persona buonissima, che fa un lavoro normale, nel DNA non ha subito l'influsso della famiglia, non ha, esatto, perché è nato già buono, capisci? Questo è il punto. Quando sei buono sempre. Poi secondo me c'è un'altra cosa importantissima da dire, che oggi i social hanno creato proprio una forma di malvagità ulteriore. Cioè sì, le persone ormai postano tutto, non parliamo poi di alcuni social che veramente, cioè chiunque arriva e fa: sto facendo una pasta e patate, e tutti i social, io non lo so come fanno questi a fare tutti questi follower, io sono scioccata da quello che vedo su alcuni, diciamolo, TikTok. Cioè ormai TikTok lo apro quando c'ho un momento di tristezza e che vedo cose fuori dal mondo, cioè tutti sono autorizzati a dire tutto. Cocò, ma li vogliamo fermare? Cocò, scusa, tu dici hanno creato, sì, ma perché non dici hanno tirato fuori quello che era latente? Perché esatto, hanno creato, non hanno creato, esatto, gli ha fatto da specchio, cioè, gli ha fatto da io specchio. Io cavolate da dire ne ho mille, però non è che apro il TikTok e comincio a dire tutte scemate che mi vengono in mente, perché così mi sentirei sminuita. Poi se mi invita Sonia mi sento, capito? Dico wow, cioè, wow, carina, wow, carina. Senti, volevo dire una cosa. Secondo voi, siamo a Roma, quante persone sono sedute lungo il fiume, lungo il Tevere, in attesa? In attesa di cosa? Cioè, che hanno subito dei che torti, passa il cadavere del pregonato, che hanno subito. Ah, io ho capito il contrario, che hanno buttato. Esatto. No, andiamo a salvare. No, dico che sono, che hanno subito dei gravi torti, delle cattiverie incredibili, che dice: aspetta, tanto poi prima o poi il cadavere, no, dell'amico io passa. Sono convinto che chi fa del male è già condannato, perché ha fatto qualcosa che comunque deve nascondere. Se l'ha fatto consapevole, deve nascondere quella cosa, quindi è già un torto a se stesso. Cioè fare del bene fa bene, non è la morale, eh? Non sto facendo il moralismo. Il bene si torna. Il bene crea una bella... Cioè io, questo bene, quindi ci sono buone... Non sto qui a fare, voglio dire questa cosa, visto quante trasmissioni, devo dire per forza questa cosa perché devo prima... C'è un'armonia, vado a casa, me la porto a casa, sto bene anche durante la giornata. Il bene fa bene. Marisa, sei d'accordo? Sono d'accordissimo. Dai, perché è un'energia. E anche tu crei io un'onda d'accordo energica di bene, il bene e di male. Il male, un boomerang, torna tutto indietro, prima o poi torna. Quindi dicevo, problema, ci sarà un po' di problema, gente. Il problema è che chi fa del male a volte non lo sa. Cioè molte persone pensano, le persone veramente molto cattive pensano di essere pure buone, come le persone tirchie,
cioè il tirchio non lo sa, non, mi di, non ci posso credere, vero, sì, ma non ci posso credere che non si accorge di essere tirchio, scusa, sì, il tirchio no. Non lo sa. Senti, io un non po', lo sa Cocò, io ho un po' paura di questa doppia personalità che rende proprio schiavi di una parte e di un'altra. Quando c'è un assassino, adesso andiamo su una cosa esagerata, un assassino, vanno a intervistare quelli del palazzo, ma voi lo conoscevate? Era buono, era una persona. Era così io, carino. Era così carino. Io, il palazzo mio, c'è uno che è molto buono. Io ogni volta lo vedo, chiudo la porta. Perché almeno uno che è troppo buono nel condominio ne esiste. Che deve essere pure un po'. Mamma, io ho paura, ogni volta lo vedo. Ragazzi, due consigli per gli acquisti. A tra poco. Dai. Guarda, anche qui una ravioleria Dumpling Bar. Ormai le trovi in tutta Italia. Entriamo, il pranzo è servito. Sono buonissimi, di qualità e pluripremiati. Eh sì, grazie al franchising 2.0 del Dumpling Bar anch'io ho potuto aprire la mia ravioleria. È facile, completamente gratuito. Include formazione dello chef Gianni Catani, rinnovo di menù periodico, scelta e addestramento del personale, pubblicità. Ho chiamato il numero 344-06-58-913 e il mio sogno si è realizzato. Chiama anche tu o vai su dumplingbar.it. Se Volvo XC40 è l'auto che sogni, questa è l'occasione che stavi cercando. Fino al 31 ottobre Volvo XC40 T2 Essential con cambio automatico a 8 rapporti è tua a partire da €29.900 con tecnologia di sicurezza Volvo Safety Assistance di serie. Da sogno a realtà. Scopri le offerte per privati e imprese su volvocars.it. Prezzo con il contributo delle concessionarie aderenti per vetture disponibili in rete. Volvo a Roma è Car Room. Volvo Car Room. Eccoci. Dai, che ci vuoi cantare? Vogliamo fare un'imitazione di qualche cantatore? Certo. C'è una canzone bellissima che parla di questi tempi, seppur così caotici, ci possiamo ritagliare uno spazio e facciamo un simposio. I migliori anni della nostra vita sono questi. Va bene? No? Madonna, ma come sei saggio? Ma dai, di cazzate, famo sta canzona, dai, tutti insieme. Pensa che ogni giorno sia come una pesca miracolosa. E che bello pescare sospesi su di una soffice cefalo rosa. Io come un gentiluomo e tu come una sposa. La rosa, la rosa, la rosa. Dietro dalla finestra si alza in volo soltanto la polvere. C'è aria di tempesta. Sarà che noi due siamo, sentite che bella sta poesia. Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta. E il mondo da qui sembra soltanto una botola segreta. Tutti vogliono tutto per poi accorgersi che niente. Noi no, noi non faremo come l'altra gente. Questi suoni resteranno per sempre insieme l'onda. I migliori anni della nostra vita. I migliori anni della nostra vita. Stringilo forte che nessuna notte è finita. I migliori anni della nostra vita. Ragazzi, che meraviglia! Quando si canta si è buoni. Cantiamo sempre, cantiamo. Adesso sempre. Con la storia che hai raccontato prima, che cantavi durante quelle insomma performance. Ho dovuto cantare. Mi ecciti adesso che ti sei. Vita burria passa, ma ora non. Ogni volta che parlo con lei, Maria. Quando canti, io penso sempre a quelle scene. Immagino posizioni, cose. Ah, era la smart che vuoi posizionare. Ragazzi, ci sono i bambini all'ascolto. Okay. Ecco, brava. Ecco, dice di più, dice di più, dice di più. Guarda, c'è questa serie. Allora, che si la chiama... banda di Matti. Quale? C'è questa serie che anche per i ragazzini, non proprio i bambini piccoli, insomma, i ragazzini andrebbe anche vista. Si chiama Sex Educational. Sì, sì. E ti segna tutto. Dice l'orario, tu lo sai, tu già sai.
L'hai vista? Vedi, dalla regia dicono che l'hanno vista. Allora, ragazzi, l'orario, poi tu diciamo. No, è stupendo. Posso dire, è una trasmissione veramente disgustosa. Prima di tutto dei corpi orrendi. Ma quale? La tutti serie? Tutti tatuati, con i sederi bassi, i piselli mosci che non si vedono neanche. Però io pubblicità, veramente... pubblicità! Tesoro, non è che ti ho consigliato un film, diciamo, certo, un film porno. Ti ho consigliato una cosa di ragazzini. Allora, ragazzi, non voglio dire, però dobbiamo veramente andare in pubblicità. Ogni volta che Cocò tira fuori, esatto, il pescetto, pubblicità! A tra poco! Io le donne non le capisco.